Bella ragazzi e benvenuti in questo video un po' particolare dal solito. Intanto vi saluto ragazzi e finalmente continuiamo a parlare. Era un po' che volevo fare un altro vlog perché ultimamente stiamo parlando tantissimo e l'altro giorno nella live è venuto fuori l'argomento Juve. Voi sapete che io sono tifoso juventino ovviamente, però sono anche uno che è abbastanza tranquillo, quindi non sono uno di quei tifosi che vuole avere sempre ragione, che vuole sempre mettere a confronto le cose, ma parla sia della mia squadra che della vostra con grande tranquillità, quindi si può parlare tranquillamente e a me piace appunto parlare di calcio in tutto, diciamo, quindi anche questa cosa qui è molto importante. E ultimamente stavo pensando, la Juve di quest'anno non mi piace come gioca, vorrei vedere qualcosa di diverso l'anno prossimo. Ne abbiamo parlato in live, è venuto fuori un casino. Cosa, ragazzi, cosa vorrei vedere? Era giusto fare questo video anche perché comunque tanti volevano parlarne, quindi vi do nei commenti la possibilità di farlo, di parlare anche della vostra squadra. Questo non è un video dove si può dire, che ne so, insulti, cose del genere, perché non c'entra niente. Qua stiamo parlando della mia squadra e di quello che vorrei vedere in futuro. E voi potete parlare della vostra squadra anche nei commenti e di quello che vorreste vedere nel futuro della vostra squadra. Quindi non c'è niente di male, non c'è un confronto, non c'è... è un... parlare, magari potete parlare anche di questa stagione della vostra squadra, io parlo della mia e poi magari li possiamo anche mettere a confronto ovviamente, ma sempre in modo pacifico, perché io non sono uno di quei tifosi che vuole avere sempre ragione o cose del genere. Quindi quello che dico io è, adesso vediamo un attimino come giostica, adesso vediamo un attimo come parlarne. Però la prossima stagione, Allegri è uno che sa veramente leggere molto bene le partite, però tante volte col gioco non ci siamo e tante volte si parte col piede sbagliato. Appunto per questo è bravo a leggerle, perché forse tante volte parte col piede sbagliato, però è un ottimo allenatore, un allenatore che ci porta sempre in fondo, e quindi sia che rimane o no va bene. Il problema è che se il fatto è o no, deve arrivare qualcuno di livello. Ci sono state alcune voci su Ancelotti ultimamente e non mi dispiacerebbe dargli una seconda chance, o comunque lui stesso avere una seconda chance alla Juve, perché la prima volta, ragazzi, dopo la toppata di Henry e comunque una serie di errori in quella stagione veramente imperdonabili, dove poteva venire fuori probabilmente la coppia d'attacco più forte del mondo, Henry, Trezeguet e in più un Del Piero pronto lì dietro a dar fastidio, secondo me veniva fuori quel tridente veramente imbattibile. Sono stati fatti un po' di errori e quindi lì magari quella stagione lì non gli è andata benissimo ad Ancelotti. Però vabbè, ricapitolando, secondo me una seconda possibilità gli non sarebbe male, ecco, per lui. Però andiamo a vedere nello specifico i portieri. I portieri, ovviamente Buffon secondo me può fare un'altra stagione, ma con un minutaggio ancora minore rispetto a questa, e magari dare più spazio a Szczęsny, intanto che cerchiamo il futuro portiere, perché io vedo Perin, vedo Meret, vedo giocatori che comunque secondo me hanno la possibilità di giocare in una grande squadra, ma non vengono acquistati, e questa è una cosa che sinceramente mi dà fastidio, perché io vorrei vedere proprio questi giocatori crescere in grandi squadre, come fanno in Inghilterra, dove probabilmente c'è un calcio diverso e dove se uno ha 19 anni non me ne frega niente, gioca; se uno ne ha 17 non me ne frega niente, gioca; se va bene, se gioca bene ed è buono per quello schema, gioca. Invece da noi no, da noi si pretende sempre di avere lo straniero bravo nel dribbling, il giocatore giovane deve andare in prestito all'Atalanta, al Cagliari, al Crotone. No ragazzi, no. Bisogna inserirli gradualmente, secondo me. Ogni società dovrebbe fare... questo è il mio parere stupido, ragazzi. Io vi dico sempre che sono pareri personali di una persona, quindi ovvio che tutti possiamo avere idee diverse. Però secondo me una squadra come la Juventus si può permettere di inserire per ogni ruolo un giovane interessante. Lo sta facendo con Rugani in difesa, lo sta inserendo gradualmente, secondo me il ragazzo può crescere veramente e arrivare a diventare un ottimo difensore. Lo doveva fare con Mandragora quest'anno, tenendolo a centrocampo nella Juve, facendolo giocare probabilmente al posto di un Bentancur che quest'anno
no? E in attacco tenere Ken, che secondo me appunto tante volte quest'anno poteva veramente servire per far riposare altri o in caso di urgenza. Quindi secondo me uno all'anno una squadra se lo può permettere. L'anno prossimo sarà un anno importante perché comunque bisognerà ringiovanire tutta la difesa. Si parla appunto del ritorno di Spinazzola, si parla appunto del ruolo da titolare di Rugani, ma si parla soprattutto dell'arrivo in pianta stabile finalmente di Caldara. E qui stiamo parlando di giocatori veramente interessanti. Per quanto riguarda appunto il terzino sinistro, il terzino destro, abbiamo Spinazzola, ci sono voci che vorrebbero Darmian in squadra, abbiamo anche Alexandro, quindi in teoria va benissimo. Un'opzione che mi è piaciuta molto sentire, soprattutto nelle varie testate giornalistiche, è Bellerin. Bellerin è un giocatore veramente molto interessante e che io ho portato anche nella carriera su FIFA alla Juve subito, perché è sicuramente un bel giocatore. Avere Bellerin da una parte, Alexandro dall'altra, potrebbe essere veramente una grande soluzione, anche se l'Alexandro di quest'anno a 50-60 milioni che ci avevano offerto tempo fa io lo venderei e probabilmente darei spazio a qualche giovane anche lì, perché quest'anno Alexandro non lo so, ma non è stato un fattore pesante come la prima stagione, ecco. Per quanto riguarda invece il centrocampo, direi di appunto non dare più in prestito Mandragora, non dare più in prestito Piazza, ma tenerli in pianta stabile alla Juventus in modo da farli giocare gradualmente come è stato fatto con Rugani. Quest'anno avevamo bisogno di giocatori appunto del genere, secondo me non li abbiamo avuti. Al posto di Sturaro io avrei preferito mille volte Mandragora. Eppure non ce n'è stata la possibilità perché è stato dato in prestito. Abbiamo visto come gioca Mandragora nel Crotone e devo dire che è assolutamente un giocatore interessante. Piazza, infortunio o no, secondo me è stato una buona cosa mandarlo in prestito, perché lì ha iniziato veramente a giocare parecchio, ha iniziato a fare gol e a riprendere fiducia con la corsa, e l'anno prossimo secondo me sarà un esterno veramente interessante insieme a un Bernardeschi che spero che torni al 100%. Emre Can, si parla della sua perplessità ultimamente di passare alla Juve o aspettare l'offertona del Real Madrid o di squadre più importanti, però comunque se non dovessero appunto arrivare squadre più importanti, la sua scelta è la Juventus, e avere Emre Can lì al posto di un Khedira e di uno Sturaro sto molto meglio. Emre Can, Matuidi, Pjanic, Io darei una doppia possibilità, non un'altra, una doppia possibilità a Marchisio, perché ha dimostrato che titolare è importante, quindi già averlo anche solo in panchina, ma farlo giocare di più per favore, sarebbe importante. Il principino, ragazzi, deve giocare, io non lo posso vedere lì, ma non perché si è affezionato a lui e deve giocare per forza, ma perché è uno che non perde palla. Ultimamente nel centrocampo della Juve si stanno sbagliando troppi passaggi, troppi palloni persi. Cosa succede? La palla va ad Alexandro, che quest'anno non è più il giocatore che andava avanti, ma torna indietro e la ripassiamo indietro, la facciamo rigirare dall'altra parte per poi rigirarla ancora. Poi la palla va a Mandzukic, che ovviamente non dribbla, torna indietro anche lui, la ripassa ad Alexandro, torna indietro e rigiriamo e troviamo. Basta. Ma non possiamo giocare come il Napoli, che hanno un gioco arioso, giocano in contropiede, forti. Cavoli, due o tre passaggi di prima e si va davanti alla porta. Io non posso più vedere né Dybala né Higuain a centrocampo. Non ce la faccio più. Dybala ci sta? Lo vuoi fare? Va bene, ma non Higuain, ragazzi. Higuain non si può stancare per tutta la partita e arrivare poi al 60esimo che spompa e non riesce più a correre, non è più dentro la gara. Ma è normale. Gli fai fare il mediano, porca miseria. Cioè, non lo so, ragazzi. Bisogna cambiare un po' di cose. Si parla a centrocampo anche di Barella e io sinceramente sono d'accordo, perché comunque inserire un altro giocatore interessante italiano, soprattutto, che mi fa piacere, è veramente bello secondo me da parte della Juventus puntare comunque Mandragora, Rugani, Caldara, Spinazzola, Barella. Mi fa piacere sentire questi nomi. Anche Ken sarebbe bello tenerlo in squadra per l'anno prossimo, anche se la prossima stagione la Juventus in attacco vorrebbe fare qualcosa. Cosa? Dybala, Higuain, ok, va benissimo tutto. Usciranno probabilmente Lichtsteiner. Alexandro è sempre lì nel limbo, potrebbe uscire o no. Khedira potrebbe uscire. Quindi comunque sfoltire la rosa ci sarà.
ma abbiamo la possibilità di prendere Martial appunto dal Manchester, perché insieme a Pogba sono due giocatori che non sono stati considerati quest'anno da Mourinho, comunque hanno avuto una stagione a livelli bassi. Pogba ha grandi possibilità di tornare alla Juve, ma non è possibile per quanto riguarda appunto il procuratore, il contratto e secondo me anche il fatto che vuole andare in qualcosa di più grosso, quindi Real Madrid, Paris Saint-Germain, Barcellona eccetera, però secondo me dentro di lui Pogba sente di aver sbagliato a lasciare la Juve, secondo me sì, assolutamente. Stiamo aprendo tanti argomenti e quindi poi potete sbizzarrirvi nei commenti, io credo che vi ruberò soltanto un quarto d'ora, ma sarà un quarto d'ora devastante sotto questo aspetto. Appunto l'arrivo di Martial secondo me è abbastanza buono. E Morata e Pogba continuano ad essere quest'anno voci di ritorno alla Juventus. Io non credo che ci sarà nessun ritorno, forse ha un 20% di ritornare Morata e un 5% di ritornare Pogba, ma non credo proprio. Credo che la Juve andrà su Marziale, ci proverà fino alla fine. Non ascoltate tutte quelle cose che dicono Griezmann alla Juve, Kean alla Juve, l'attaccante del Tottenham, Kane. No, ragazzi, non pensate a quelle cose lì, perché per fare quelle cose lì bisogna vendere Dybala. E se non vendi Dybala, se vendi Dybala, ovvio che la Juve può andare sull'attaccante del Tottenham. Si parlava anche del trequartista Eriksen, sempre dal Tottenham. Quindi sì, se vendi Dybala puoi sbizzarrirti come vuoi, ma io non credo che Dybala verrà venduto, perché comunque si vuole puntare al futuro di questo ragazzo. Poi se arriva l'offertona del Barcellona di 250 milioni, cosa fai? Però io credo che appunto la Juve del futuro sarà così. Quindi Chesney in porta, spero Bellerin, ma non credo, penso di più Spinazzola, Rugani, Caldara, Chiellini, Alessandro e appunto una piccola possibilità di vedere Darmian, ma non credo, Emre Can, Matuidi, Pjanic e poi abbiamo appunto Dybala dietro a Martial e Higuain. Potrebbe essere così, come potrebbe essere il solito centrocampo con le due fasce appunto, che saranno Douglas Costa e Bernardeschi, con in panchina Piazza, che io direi che qui ci siamo, non è per niente male. Ci sono ovviamente tanti altri giovani interessanti, però io credo che appunto la Juve, i nomi che ho fatto oggi, credo che saranno la Juve del futuro, non credo in altro. Abbiamo Bernardeschi, abbiamo Piazza, ripeto, le fasce ci sono. C'è comunque Alessandro che può fare veramente la stagione del riscatto, perché quest'anno no, oppure verrà venduto. Non lo so, però nelle fasce alte vedo giocatori interessanti, anche Martial comunque può fare l'esterno, non è soltanto una punta veloce ma può fare anche l'esterno, quindi secondo me i giocatori ci sono. C'è anche Ken che può avere la seconda chance dopo la bellissima stagione al Verona, e non lo so ragazzi, tante cose, ma io credo che appunto la Juve del futuro sarà questa qui. I giocatori che ho detto, non credo in qualcosa di più. Qualcosa di più arriverà se verrà venduto Dybala, però io credo in Martial, credo che sia un giocatore che può arrivare. Bisogna vedere un attimino cosa succederà al Manchester e quanto chiederanno. Credo che al minimo sarà 50 milioni, però vabbè, vedremo anche questa cosa. Niente ritorni, secondo me. Quindi Martial, Emre Can, Barella, Darmian, Spinazzola, Mandragora e Caldara potrebbero essere i nuovi innesti della Juve. Mi piacerebbe vedere qualcosa in più. C'è gente che dice Toni Kroos, c'è gente che dice nomi troppo grossi per una Juventus che non vende. Se invece la Juventus vende, io vedo grandi cose. Ho visto anche il nome di Griezmann veramente spuntare troppo spesso. Griezmann andrà molto probabilmente al Barcellona, quindi niente da fare. Ma se la Juve riesce a racimolare un bel gruzzoletto da qualche cessione, secondo me qualche sorpresona ce l'abbiamo. Eriksen, qualche centrocampista forte secondo me, non Pogba come dicono molti, ma secondo me qualcosa c'è. Anche Gimenez, il difensore centrale dell'Atletico Madrid, potrebbe essere un altro innesto importante. Mi aspettavo qualcosa come Perin, come Meré, ma forse non è il momento giusto, non è l'anno giusto, però ci siamo.
Spero anche in Bellerin, sinceramente. Questi secondo me sono i nomi che gireranno intorno alla Juve per la prossima stagione. Vi faccio vedere anche alcune maglie che stanno spuntando sul web, alcune veramente belle, alcune pessime. Però vi faccio vedere un po' in questo contorno le maglie. Grazie a tutti per aver visto questo video sulla Juve del futuro e su probabili innesti che ho in mente in questo momento. Potrebbe vedere anche un cambio di allenatore, un ritorno di Ancelotti, anche se è difficile, però io penso che per lui potrebbe essere bello anche un riscatto. Fatemi sapere cosa ne sapete, fatemi sapere cosa ne pensate, quindi se sapete anche voi qualche acquisto, se pensate che alcuni siano troppo forzati o se secondo voi c'è la possibilità di un ritorno di Pogba e di Morata, fatemi sapere anche sulle vostre squadre, quindi non c'è nessun problema, anzi è bello appunto sapere un po' cosa ne pensate anche voi sul mercato, sulle vostre squadre, sul gioco della vostra squadra, sul gioco della Juve. Sbizzarriamoci ragazzi, i commenti sono fatti apposta per questo, un bel like per cercare appunto di far girare il video tra appunto di noi e cercare di commentare il più possibile. Grazie a tutti ragazzi, un bacione, al prossimo video. Bella!